Borsetti continua con i risini. Qua ti ha messo a cottimo, Allora, io voglio fare una premessa. Sì. Noi non è che ci siamo dimenticati come si fa il casatiello. Nel senso che, perché dico questa cosa? No, casatiello dobbiamo dire. E siccome questo è contemporaneo, sono state aggiunte delle cose. Noi abbiamo, come dire, è una ricetta rivisitata. Una non è rivisitata, è un'interpretazione nostra. Va bene, però insieme. Però quella l'originale lo sapevamo sempre fa. Va bene. Ah, vabbè, mancherebbe. Okay. Però sai che cosa? Che quello originale l'abbiamo fatto 100.000 esatto, volte. Brava. Oggi facciamo una versione un po' di brillantezza, un po' giovanile. Un po' giovanile, bravo. Va bene. Allora, raccontiamo un attimo gli ingredienti per l'impasto. Sì, dai. Abbiamo mezzo chilo di farina 00, 50 g di strutto, 4 g di pepe, 15 g di sale, 12 di lievito e 250 ml di acqua. Vai, dottore. Invece, per quanto riguarda il ripieno, abbiamo asparagi già precedentemente lessati, quindi piselli, asparagi, provolone dolce, provolone piccante, salame napoletano, emmental e uova sterilizzate. Ok, io faccio l'impasto oggi. Oggi fa l'impasto. Che si deve tagliare di là. Ah, hai capito, quindi taglia lui. Sempre esatto. È la bassa manovalanza, la fai fare a lui. Sempre. Allora, partiamo con la farina 00, Antonè. Gio, se intanto tu vuoi raggiungere il professore a vedere. Ci posso? Certo che puoi, così familiarizzi con la cucina. Dobbiamo fare gli asparagi. Sì, sì, assolutamente. Tu puoi fare quello che vuoi, Giovanna. Allora, mi ha messo farina. Lievito sbriciolato e pepe. E pepe, e iniziamo ad aggiungere 4 grammi. E iniziamo ad aggiungere l'acqua per iniziare a far prendere. Senti, quante volte corpo. Hai fatto il casatiello? Cioè, quando si vede la sicurezza con cui metti le cose, quante volte ti capita? Hai provato a fare un conto? Allora, Antonio, io sono nato in una casa dove praticamente c'erano sempre tra nonna, mamme, zie, 7, 8, 10 donne che cucinavano durante le ricorrenze. Tu quanti fratelli hai? Perché noi parliamo sempre dei tuoi altri figli. Altri due. Cioè, siete in tre? Sì. Esatto. Siamo in tre. E i tuoi fratelli hanno tanti figli come ne hai tu? Sì, tre e tre. Beh, tu ne hai molti di più. Sì, ma bambi mai batte nessuno nella famiglia in brodo. Esatto. Allora, vedi? Lo faccio impastare per bene. Adesso continuo con le mani e soltanto alla fine. Ma voi non lo fate solo a Pasqua al casatiello, eh? Ma diciamo che questo è il momento, come dire, migliore per realizzarlo, perché poi corre la Pasquetta. Esatto. Ed è quello che poi tu ti vai a preparare per portartelo in gita, no? Un poco come il riso di Sergio, il casatiello casca a fagiolo anche durante queste ricorrenze, perché tu te lo puoi fare prima, organizzare prima e portartelo appresso. Perché si chiama casatiello? Allora, Andrea, casatiello si chiama perché deriva dalla parola caso, che detto in napoletano significa cacio, trova formaggio. Ah, e per la quantità che noi mettiamo di formaggio all'interno ha preso il nome casatiello, ma ciò non toglie che in tutte le case ognuno ha il suo casatiello. Io per esempio ho il mio, perché casatiello a Napoli significa pure quando una persona è pesante, no? Quando dice sempre le stesse cose, non ti fa male. Allora dice si può uno casatiello. Tu sei il casatiello suo, esatto. Hai capito? Allora, Antonè, questo una volta che l'abbiamo preparato, lo lasciamo raddoppiare di volume coperto, lo mettetelo nel luogo fresco con la pellicola, con uno straccio. Io pensavo casatiello da casa, vedi, non ho capito niente. Allora, e questo è quanto è? Quanto tempo diventa così? Ma un'oretta e mezza, e mezza, due ore, ce l'abbiamo così. Adesso lo andiamo a togliere e lo andiamo a dividere in tre dischi, cioè facciamo tre piccole pagnotte. Tra l'altro si può preparare un po' prima il casatiello e poi uno lo fa anche il giorno prima per il giorno dopo, il sabato per la Pasqua o la Pasquetta, no? Assolutamente, vabbè, diciamo che durante le ricorrenze pasquali questo per una settimana si mangia tranquillamente. Certo. Matti, mi ripassi le verdurine che inizio a stendere l'impasto, per piacere. A disposizione. Grazie, gentilissimo. Allora, l'abbiamo diviso in tre panetti e andiamo a stendere il primo. Questo solitamente che cosa si fa? Quando lo si va a stendere e lo si va a farcire, si mette lo strutto. Noi lo strutto l'abbiamo messo internamente. Perché che cosa facciamo? Utilizziamo uno stampo a cerniera da 30, quindi non è quello a ciambella classico con il buco al centro, ma lo prendiamo tutto intero. Tutto intanto intero. Posso vedere cosa stai facendo, Mattia? Intanto questi qua sono già stati sbollentati e io che cosa vado a fare? Li vado a ripassare in padella senza quindi olio. Quindi piselli ed asparagi. Che sono poi quelli di stagione, quindi senza cipolla, un filo d'olio volevo dire. Ok. Giusto un
filo e le andiamo a saltare in padella, ma okay, giusto per qualche minuto. Intanto allora, che tu salti, noi abbiamo oleato questa cerniera da 30. Sì. E adesso la mettiamo là. Allora, diciamo che la circonferenza deve essere più o meno quanto lo stampo, perché la sfoglia deve sbordare poco poco sui lati, okay, perché lo andiamo a farcire. Vi potete anche aiutare un po' con le mani. Un po' come la pizza, no? Sì, sì, un po' classicamente come la pizza, quindi lo facciamo andare proprio così, vedi? E lo andiamo a stendere. Hai visto, hai visto? Hai visto papà? È diventato pure pizzaiolo. È diventato pure all'occorrenza, si diventa tutto. Pizzua, non rinascere. Hai capito? Bisogna imparare dalle basi, vero? Esatto, diciamo assolutamente. Se uno non sa i fondamentali, come può giocare? Non può giocare. Allora. Allora, andiamo a fare il primo strato assicurandoci che ci sia questo gioco sui lati, vedi Antonella? Mm? Quindi lo facciamo sbordare poco poco. Sì, perché poi deve fare da contenitore. Deve fare da contenitore, sì. Allora, solitamente ti spiego anche la differenza che ci sta tra casatiello e tortano. Il casatiello è quello in cui vengono messe le uova intere con i gusci che vanno in cottura, mentre il tortano fai le uova sode e le vai ad inserire all'interno del ripieno. Ok, quindi okay, è senza guscio l'uovo, sì, del tortano, ok. Ruba tutto. Intanto Mattia, hai tagliato, oltre alle verdure, cosa hai tagliato lì? Ecco, salame napoletano, emmental, provolone dolce, provolone piccante e adesso... Ecco perché casatiello da cazzo, no, perché bello ha, tanto, composto, bello, ha tanto formaggio. Allora, vai, inizia a mettere, mettiamoci lo strato di formaggi. E tanto via, comunque ci dobbiamo mettere tutto, non lesinare. Esatto, butta dentro tutto. Non lesinare, perché questo deve essere bello pieno pieno. Vai. Ok. Ma che roba? Vai, abbondantis, bello. Il tuo calcio è come un rock. Mettimi un po' di verdure, mo, Matti. Ah, le verdurine sono per lavarsi la coscienza? Sì. Ah, ecco. Ma guarda, mo è piena stagione dei piselli, gli asparagi, tutte queste belle primizie. È vero. Poi comunque il sapore, come dire, salato. La parte sana ci deve stare. La parte sana ci deve stare. Per farlo felice, capito? Però giusto, già vederlo così, guarda com'è invitante e bello, con certo, tutti questi colori, le verdure comunque la no, cosa furba bello da fare è quella di andarle a sbollentare e ripassarle velocemente, perché padella, vedi certo come rimangono belle verdi brillanti, non si vanno ad intaccare nella forma morfologica né tantomeno in quella del risultato di salute, vedi, del benessere che più cose mettiamo, più cose quando tagliamo troveremo. Bravissima, questa è quella che dicevo pure mia nonna, no? Quello che ci metti, quello ma ci trovi. Ma continui a mangiare, continui a fare proprio la bocca. Allora, ha mangiato un uovo con la pelle. Scusate, io non so. Allora, adesso una volta che noi abbiamo messo tutta la farcitura, bisogna andare a metterci un po' d'uovo su tutti i bordi della pasta. Sì, perché dobbiamo poi ricoprirlo casatiello. Quindi dobbiamo fare in modo che l'altra pettola, l'altra sfoglia, aderisca. Vada ad aderire, è molto importante. Giusto. Quindi l'uovo serve come attaccatutto. Sì, l'uovo serve come attaccatutto, esatto. Giovanna, tu il casatiello lo fanno a casa tua, immagino. Sì, è tradizione. Per Pasqua mia mamma deve fare il casatiello. E te lo porta, naturalmente. Tu non certo è che provi neanche a farlo. No, però... Tieni gli stato. No. Giustamente, però, quello ci sta, dai. Vai. Allora, buttiamolo su, vedete, allora, copriamo. Vedi? Andiamo a coprire. La cosa importante è quello... Bravissimo, Matti, falla aderire. Vedi un attimo i forbici. Aderire bene. Sì, okay, ma ne vengono due di casatielli. No, non abbiamo finito. No. Allora, adesso ci facciamo taglio al centro per andare a facilitare la cottura. No, è vero che dobbiamo fare tutti i rigori. Un po' d'uovo qua, poco sui vediamo bordi, sui bordi qua soltanto, Matti. E adesso passiamo al terzo step, Antonella. Esatto, che è quello dove dobbiamo inserire le uova, giustamente. Esatto. Con il guscio, perché se lo casatiello... Sì, queste qua le abbiamo sterilizzate, acqua portata a bollore per 30 secondi. Esatto, è importante perché uno magari prende le uova dal supermercato e le mette dentro il casatiello. No, devono prima sterilizzare. Cioè, come si fa a sterilizzarle? Acqua portata a bollore per 30 secondi, quindi le andiamo a sbollentare. Ma giusto proprio per 30-40 secondi, Antonella. Perché sennò dovendo mettere il guscio è importante. Coricate, coricate. A Napoli cuccate. Cuccate, coricate, esatto, vedete che... così. Cioè devono fare la nanna le uova. Esattamente. Quindi... Sono 4. 5 uova andiamo cinque a mettere. Uova. A raggira, sempre no? Dispari. 5. Andiamo a mettere abbiamo... a raggira.
abbiamo uno stampo a cerniera da 30 e di conseguenza abbiamo questa griglia da 30. Ok, mettila giusto al centro, metti. Questa griglia è proprio tipica, tutti ce l'hanno chi fa il casatiello? No, questa, no. Questa non si mette sul casatiello, cioè è contemporanea. Questa è la cosa che questa è quella delle grossate. Questa è quella delle crostate. Perché tu invece il casatiello normale la vorrebbe intera, no? Ma dire non può, esatto. Pici, mettere paura. Allora, vedi? Adesso prende tutta la sua forma. Eccolo qua. Ma tu pensi, ecco perché è contemporaneo. Ma è un attimo, ma gli pressa, gli pressa, c'è difficile. Ecco qua. È vero, chi ha fretta fai... i gattini ciecati. Boh, con una santa pazienza bisogna togliere tutti... i buchini. Fallo l'altro po'. Ecco qua, vedi, facendo così vanno via i buchini, eh? Li devi togliere. Bravissimo. Brava chi lo ha giù. Vai, buttala su. Mo' si capovolge. La facciamo cadere, quello non... Ecco qua, poi la sistemiamo. Ecco, vedi? Ecco qua. Vedete la rete? La rete... Ecco, alla appareggiare per bene. Ok, quindi abbiamo uno strato di pasta, abbiamo messo il ripieno, un altro strato ci di pasta. Ci mettiamo un altro po' di uova, giusto bello per farla venire dorata. E ci può mancare. E questa poi finisce nel forno. Assolutamente. Assolutamente. Senti, invece il casatiello normale come sarebbe stato? Senza rete? Senza rete. Ma soprattutto senza asparagi e piselli, sottolineiamo. Esatto. Raccomando. Quello l'ha messa Mattia perché si tiene in forma. Allora va nel forno andiamo? Quanto? Dai, a me. Un'ora per circa 180 minuti. Sotto, Mattia. Sotto perché deve essere bello caldo. Adesso voglio vedere tagliare un po' il casatiello come diventa, perché sono curiosa di vedere questo casatiello un po' particolare. Eccolo con qua. Le verdure dentro e con la rete fuori. Ecco qua, vedi, stampa a cerniera così è più facile da togliere. Esatto, andiamo a togliere. Una bella torta. E lo facciamo scivolare così. Ecco qua. Brava Mattia, tagliaci giusto sull'uovo. Poi andiamo a tagliare anche l'uovo. E certo andiamo a tagliare l'uovo. A metà, guardate, l'uovo deve essere tagliato. A metà, corto il dedo. Gira tutto al contrario che si vede la pelle. La pelle, che bello. Vai. Siamo così. E facciamo vedere. Eccola qua, guardate com'è bello pieno, vedete? Più ci mettete, più trovate. Se no poi vi rimane qua. Casatiello contemporaneo degli Improtas, padre e figlio.